Oggi facciamo la sottopittura degli occhi. Pensavo fosse più scabrosa. Forse potevo scartavetrarla, ma ormai è andata così. L'ho scartavetrata con una carta estremamente fine. Però forse ho sbagliato. Io adesso praticamente sto riprendendo solo il disegno sotto. Allora, la tavola ha dato un turapori acrilico, un turapori da legno, una roba industriale, di buona qualità, niente. Ecco fatto, comincio ad avere una comprensione della risposta. Tanto poi a rilavorarci col colore. Sì, probabilmente allora comincia. Tanto questi ogni volta che fai. Cioè, poi con me è sempre così, perché io faccio sempre lavori mettendomi in crisi tutte le volte e cercando delle novità. In questo caso probabilmente la preparazione a olio, la preparazione del gesso acrilico, l'ho scartavetrata con una tinta troppo. Con una carta troppo fine, una 120, invece probabilmente una 60 andava bene lo stesso, che mi avrebbe lasciato una superficie più glabra, più ruvida. Però ormai sto in ballo e mi tocca ballare. Un'altra cosa che ho fatto, ho fissato il disegno che ho trasferito a grafite l'ho fissato con. Vedi, qui ci sarà pure uno spazio chiaro, quindi bisogna che me lo tenga. Io che farò? Lavorerò, prima mi riprendo praticamente il disegno. Dopo gli do una mano molto leggera di grigio. Su questa mano molto leggera di grigio, e metterò il grigio anche qui, sempre usando questo colore, sempre usando questo. Una volta data questa mano di grigio leggero, andrò a riprendere le luci con. Adesso è troppo. Forse può andare anche un pennello più duro. Perché un pennello più duro mi permette di tirare di. Vabbè che comunque mi fa comodo perché crea una superficie adeguata qui, eh.
Però lavoro con questo pennellicchio. Scusa, facciamolo, proviamo con un pennello un po' più duro, perché questo mi sa già mi ha fatto saltare i nervi. Ecco fatto. Vediamo un po'. Qui è così, ecco. Per oggi ci fermiamo qui. Ma domani c'è un'altra lezione in 5 minuti. Quindi iscriviti al canale, clicca qui sotto. Vienimi a trovare sui social e vieni a chiacchierare con me su Twitch. Ciao!